l'aspetto più importante, il pregio più importante è proprio quello della garanzia che possono dare questo tipo di investitori istituzionali, in questo caso a Milano anche internazionali. L'aspetto più problematico, ma aggiungo anche un altro aspetto positivo, il fatto comunque di lavorare a Milano dà anche una certa visibilità, e Milano è una piazza che sta, diciamo, esplodendo di lavori, questo è un bene. Un aspetto negativo può essere che l'investitore internazionale, quando viene in Italia per iniziare un progetto, per svilupparlo, perde già un sacco di tempo a livello anche burocratico. Nel momento in cui poi arriva la gara e l'assegnazione, quindi ci sono i tempi per fare i lavori, questi si riducono sempre di più. Quindi per noi il rischio è proprio di sovraccaricare, diciamo, quello che noi facciamo, quindi la produzione diventa una cosa veramente sull'orlo, sul filo del rasoio. Noi abbiamo cominciato con un piccolo intervento per un fondo, per un SGR, era un intervento di tipo, diciamo, ricettivo proprio nel centro poi di Milano. A quel punto abbiamo, diciamo, acquisito, proprio grazie alla qualità dei lavori e ai tempi di esecuzione, abbiamo, diciamo, acquisito un certo tipo di fama, un certo tipo di stima, e quindi siamo stati coinvolti inizialmente in via Fabio Filzi con una grossa ristrutturazione anche particolarmente, diciamo, delicata, via Meravigli che si trova qui vicino con la ristrutturazione, un restauro di pregio dell'ex Camera di Commercio, e in due interventi sono molto grossi qui in piazza Cordusio, Starbucks da una parte e Uniqlo dall'altra, quindi ci siamo presi un 50% della piazza, diciamo, ed è molto bello questo, è un gran bel segnale, insomma. Visto che comunque gli investitori istituzionali o comunque investitori che sono abituati a fare molte gare d'appalto ormai conoscono chiaramente quali sono i numeri, quindi quali sono i parametri, diciamo che il nostro lavoro, il nostro mercato diventa sempre più povero. A quel punto ci facciamo noi invece da developer per attività, in questo caso di tipo chiuso, quindi un real estate però chiuso, e in questo caso per lo sviluppo delle RSA, quindi le residenze per gli anziani non autosufficienti. Questo ci permette, diciamo, grazie anche a una posizione finanziaria nostra buona, di poter investire, farci, diciamo, tra virgolette, da banca per la vendita, per la realizzazione, quindi noi acquistiamo, troviamo il gestore e troviamo il fondo che poi acquista l'operazione chiusa, perché le RSA comunque sono un tema molto, molto sentito in Italia, una popolazione che purtroppo sta invecchiando. Insieme alle RSA in futuro saranno anche gli studentati, quindi io mi auguro di riuscire a realizzare anche qualche studentato in futuro.